Buongiorno a tutti, e oggi, che è sicuramente mercoledì, per primi, come sempre, usciamo col nostro oroscopo della settimana. Allora, il quadro è abbastanza interessante, è buono per tanti segni, è pessimo per tanti altri. Uso questa introduzione per farvi un pochino il punto della situazione. Signori, sicuramente con questa situazione astrologica molti segni patiscono i transiti dei pianeti più veloci che si uniscono a quelli lenti che sono un po' nei segni, come per esempio la Vergine, il Leone. Ok, fare un oroscopo di tipo buonista, dove tutti i voti dei segni sono 8, 9 e 10, non ha assolutamente senso perché non vi dà una verità astrologica, che poi è discutibile o meno, però sicuramente falsa dei dati astrologici, per cui dirvi una bugia, anche a costo di diventare impopolare, penso che non sia una soluzione per niente buona. Peraltro, è vero che molti degli aspetti negativi che sono all'interno dei pesci, per chi è all'opposizione, sono mitigati da questi aspetti di sestile che vengono a formarsi con i pianeti maggiori, quindi non è mai il caso di preoccuparsi, questo è chiaro. Però bisogna dire un po' le cose come stanno rispetto alla fortuna generale, all'accoglienza in generale delle proprie idee e allo stato astrologico della psiche e del fisico. Detto ciò, cominciamo a guardare un po' dove sono i pianeti. Allora, innanzitutto la settimana inizia con il Sole chiaramente al centro dell'arco dei pesci, c'è la sua massima potenza nell'arco dei pesci. Vuol dire che chi sta all'opposizione ha il peggior al momento del sole peggiore dell'anno, e questo vale per la Vergine. Ok, quindi questo che sia chiaro. La Luna inizia il percorso all'interno del Capricorno i primi giorni, poi passa in Acquario, poi passa in Pesci. Il pianeta Mercurio è in Pesci e sta cominciando a camminare verso Nettuno, si allontana da Saturno. Venere è nel segno dell'Acquario e sta camminando verso il segno dei Pesci. Marte la segue a ruota, quindi anche lui è nel segno dell'Acquario e cammina verso il segno dei Pesci. Giove è stabilmente all'interno del segno del Toro, comincia ad avvicinarsi ad Urano. Per cui per alcuni già questa può essere considerata una congiunzione, per me è una cosa estremamente rivelatrice, è importante. Potrei fare delle previsioni politiche e sociali su questa cosa. Saturno, stabilmente nel segno dei pesci, vede allontanarsi il Sole, quindi i ricordi cominciano ad andare alle spalle dei segni interessati. Urano, anche lui, sempre in modo retto, quindi stanno camminando in modo retto. Giove è più veloce di Urano, Giove sta raggiungendo Urano e presto si incontreranno davvero in questa cosa più o meno epocale, diciamo importante per l'astrologia, che avverrà ad aprile. Il pianeta Nettuno, stabilmente nei pesci, sta continuando il suo cammino verso il segno dell'Ariete e Plutone inizia a consolidarsi all'interno del segno dell'Acquario, e questa è una cosa molto molto importante, che cominciano a vedersi gli effetti di questo Plutone, che come sapete, essendo ventennale, insieme alla prossima fuoriuscita di Nettuno dal segno dei pesci, piano piano sta cambiando qualcosa, poi va Urano in gemelli, quindi preparatevi veramente a qualche cosa che ridisegnerà un po' la società, ridisegnerà i ruoli, soprattutto, e questo ve lo dico con assoluta certezza, ridisegnerà totalmente, e qui se volete ve lo firmo anche, il mondo del lavoro. Tra 10 anni, quando questi pianeti saranno al centro e avranno aspetti molto interessanti l'uno rispetto all'altro, il lavoro, come lo conosciamo oggi, non esisterà assolutamente più. Questa è una visione astrologica un po' da visionario, però diciamo che le avvisaglie già ce le abbiamo, sociali, quelle astrologiche stanno per arrivare. Quindi, detto ciò, scolliniamo da questa cosa che somiglia più a una profezia di Nostradamus che ad astrologia vera, me ne scuso, ma la volevo dire, e passiamo al segno dell'Ariete.
Allora, caro segno dell'Ariete, è il momento in cui Venere inizia a camminare verso il segno dei Pesci, Marte con lui, e quindi cominciamo a vederli nel segno che ci precede. Questo è importantissimo. Di solito gli effetti di un pianeta, in maniera importante, iniziano già quando è due segni distante dal centro circa, quindi più o meno a metà dell'acquario. Comunque, quando esce dalla quadratura, che era in Capricorno, si comincia a sentire effetti. Più cammina verso di noi, in questo caso dietro al Sole, Venere dietro al Sole, e più l'effetto di questo pianeta che sta arrivando si fa sentire. Quindi è importante, caro Ariete, iniziare a far ribattere il cuore. È importante, cioè è stato un momento in cui il cuore è stato congelato. Molti di voi probabilmente hanno avuto delle delusioni, oppure sono svegliati una mattina con delle brutte sorprese. E io avrei azzardato a dire con le corna, ma è molto politicamente scorretto, però è proprio così. Cioè, molti arieti hanno avuto in questi mesi, finché Venere non ha passato la metà dell'arco dell'acquario, molte rivelazioni, di cui la maggior parte negative, perché si sono sostanzialmente un po' svegliati da un torpore, sono ridiventati consci di quello che gli stava succedendo in campo amoroso. Saturno è dietro il Sole, quindi a questo punto anche i ricordi, quelli che fanno male, cominciano piano piano a sbiadire e se ne andranno velocemente. Quando Mercurio è davanti al Sole, e quindi ha effetti pratici e non teorici, e Saturno è dietro, normalmente i ricordi piano piano si distruggono sotto il peso della realtà. Vi faccio un esempio, no? Magari stavate con una persona, sapevate benissimo che questa persona non aveva nessuna intenzione di impegnarvi, però continuavate a starci, e per tanti motivi, anche per la paura di restare soli. Questa cosa, sotto i colpi di questo cielo astrologico, si disintegra, e quindi potete tornare sul mercato, tra molte virgolette, non la prendete come una cosa negativa, io la dico come una cosa molto positiva, e con nuovo vigore, soprattutto con nuovi argomenti, perché il passaggio del pianeta Venere e Marte sopra Plutone e il prossimo passaggio su Saturno vi faranno capire come diventare più belli. Cioè, c'è un modo, soprattutto se avete più di 40 anni, per diventare molto più interessanti. Probabilmente l'avete capito da queste delusioni che sono arrivate, e dovete sfruttarlo. È il momento ottimo per sfruttarlo, il momento ottimo per fare nuove conoscenze, ma sotto questa luce, sfruttando quello che di nuovo avete imparato. Se siete una coppia è ottimo, torna un po' anche l'erotismo all'interno delle coppie, questa è una cosa molto buona. L'energia comincia ad arrivare, quindi soprattutto gli uomini del segno dell'Ariete cominciano a risentire un po' l'istinto, e questo è importante. Sul lavoro torna la voglia di buttare all'aria tutto e di mettersi in gioco su tematiche importanti, quindi finisce la routine. Se avete usato la routine come schermo, avete fatto benissimo, amici dell'Ariete, perché avete evitato un sacco di guai. E quindi adesso è il momento di tirare fuori i progetti nuovi, di licenziarsi da un posto di lavoro poco remunerativo. Io lo dico sempre cum grano salis, cioè non è che vi licenziate domani, però è anche il momento in cui, con Saturno alle spalle, cominciate ad avere un po' più sicurezza e cominciate a sapere davvero quanto valete, cari amici dell'Ariete. Quindi è il momento, secondo me, almeno di ridiscutere la paga. Con Saturno davanti al Sole e tra il Sole e Nettuno, sono anche i grandi sconvolgimenti che sono all'interno della casa o dell'ufficio. Come vi dicevo sempre, non siamo animisti, ma crediamo comunque che un buon ambiente faccia un buon professionista, un buon ambiente rilassi. E quindi, amici della Vergine, se, come vi avevo detto, avete buttato tutto, adesso è il momento di cominciare a ricomprare le cose. Ogni anno si rinnovano, i segni sono affetti, diciamo così, dai, da tutta una serie di indicazioni rispetto a colore, posizione. Ma andate magari a vedervi un po' di Feng Shui su questo, cosa che credo si possa tranquillamente affiancare all'oroscopo di tipo occidentale. Però è importante avere vicino colori non primari, cioè colori di derivazione, come può essere l'arancione, per esempio. E è un momento ottimo per rinnovare tutto, ottimo per rinnovare anche il proprio armadio, amici dell'Ariete. Toro.
Allora, cari amici del Toro, i pianeti se ne stanno andando dall'acquario, e questa è una cosa ottima, quindi vuol dire che tutti quei contrasti, soprattutto interni che avevate, dal punto di vista sentimentale, piano piano se ne stanno andando. Non vi scordate che comunque c'è una quadratura di Plutone che è iniziata. Plutone è passato dal trigono al quadrato e che quindi adesso molte cose dell'inconscio verranno fuori. Questo è importante, sono cose contro cui dovrete combattere, non tanto a lungo perché comunque è un aspetto planetario che si rivela sempre molto lentamente. Per molte persone addirittura potrebbe diventare positivo, perché per molte persone del segno del Toro quel Plutone che piano piano avanza fa venire voglia di maturare all'interno della vita. E questo è particolarmente importante. Il lunedì inizia con la Luna in Capricorno, ottimo, i vostri pianeti protettori in questo momento, Giove e Urano, sono bene allineati, quindi il tempo che dedicate alle persone è tempo speso molto bene, questo anche perché il Sole ha passato Saturno e questo è ottimo. Saturno nei Pesci vi faceva buttare un po' di tempo, perché i Pesci sono grandissimi, anche a livello astrologico, non solo le persone, grandissimi sfruttatori del tempo altrui, è cosa che invece al Toro perdere tempo non piace. Questo ve lo dico in generale. Il Toro, soprattutto la donna Toro, ha sempre l'idea, ma vale anche un po' per l'uomo, che sta perdendo del tempo, deve fare sempre tutto quello che può fare, sfruttare il tempo fino all'ultimo secondo. E questa cosa potrebbe mettere ansia ai vostri partner, quindi il consiglio che vi do questa settimana, che comunque è una settimana in cui il Sole comincia a passare verso il segno dell'Ariete e si attenua un po' perché passa dal sestile all'emisestile, quindi quando si ha un po' questo effetto e i partner tendono un pochino a staccarsi dal Toro, quindi cercate di essere propositivi ma non troppo. Cioè cercate di far passare questa settimana su un buon livello, ma un po' in sordina rispetto a quando vorreste, perché sennò potete creare degli squilibri anche all'interno di voi e della coppia, per cui sembra al vostro partner che chiedete troppe cose e le chiedete troppo in fretta. Questa cosa naturalmente vale per i single, andateci molto con i piedi di piombo, perché se è vero che voi cercate una stabilità, magari molti la cercano da tanto tempo, perché comunque Giove e Urano lì vi sobillano sempre a dire ma quando ti sistemi, e vi fanno vedere sotto una luce sbagliata anche persone che magari potrebbero funzionare. Cioè, caro Toro, se hai una persona che è un po' indecisa, che potrebbe essere per esempio, io adesso parlo anche a schiere di persone che magari hanno un divorzio, hanno un matrimonio che sta finendo, un fidanzamento distrutto, un nuovo fidanzamento che non va bene. Se ci sono persone un po' indecise, che sono un po' indecise perché chiaramente vogliono valutare l'impatto del rapporto con voi all'interno globale della loro vita, cari amici del Toro, questo è il momento di dargli tempo, perché la vostra fretta potrebbe rovinare irrimediabilmente una relazione del genere. Quindi state calmissimi da questo punto di vista. Il Toro si agita pure quando gli altri fanno il massimo per farlo contento, questo dovete saperlo. Però state calmi da questo punto di vista. Presto le cose saranno molto ma molto chiare, perché fa un po' bene, arriva in aspetto di sestile col Sole di nascita all'interno del segno dei Pesci, e quindi tutto quanto sarà più chiaro. Poi passerà su Saturno, su tutta quanta una serie di cose a divenire che vanno benissimo, però dovete avere pazienza, amici del Toro. Quindi questa cosa qui sul lavoro è un po' la stessa cosa, e gli stimoli sono sempre meno, e questo è chiaro, però con l'arrivo, col camminare di Venere verso Saturno e col camminare di Marte verso Saturno, molte cose potrebbero cambiare, quindi molti di voi potrebbero iniziare a sentire il profumo di responsabilità maggiori. Ora, i Toro si dividono in due: quelli che si prendono tutte le responsabilità senza pensarci e quelli che non se le prendono senza pensarci. Cercate di stare un po' in mezzo, cioè se qualcosa di conveniente, questa promozione, perché magari vi farà spostare, quindi attenzione a questa cosa qui, perché questa promozione probabilmente vi farà spostare, questo aumento di remunerazione vi farà spostare. Fatevi bene i conti, perché potrebbe essere sotto questo cielo una cosa a perdere, almeno inizialmente. Ci saranno 2-3 mesi in cui questo spostamento, questa promozione, questo aumentare della propria remunerazione potrebbe essere completamente a perdere. Quindi in questo caso state particolarmente attenti.
Gemelli. Allora, cari gemelli, questa settimana è una settimana abbastanza importante perché piano piano, come dicevo anche prima, i pianeti veloci di Venere e Marte se ne stanno uscendo dal segno dell'acquario, che normalmente è un segno che fa trigoni, chiaramente, e quindi sono aspetti positivi, e se ne vanno nel segno dei pesci. Ora, il segno dei pesci, per il segno dei gemelli, è uno dei peggiori segni in cui le cose si possono sviluppare. Quindi è inutile fare un oroscopo buonista da questo punto di vista, perché no, questa non è una settimana per nulla buona, perché i pianeti se ne stanno andando da un aspetto positivo e si stanno infilando tutti dentro un aspetto negativo, che è quello che sta succedendo nei pesci. Perché? Perché i pesci normalmente, qua rispondo anche a un amico, gemelli, sono una specie di grossa palude nei quali i gemelli si impantanano spessissimo. Perché? Perché i gemelli normalmente vogliono risposte giornaliere alle loro esigenze, anche di tipo sentimentale. Tutto quello che sta accadendo in pesci rallenta per i gemelli tutto quello che dovrebbe essere per loro veloce, e questo provoca un sacco di frustrazione. Cari amici dei gemelli, stanno arrivando Giove e sta arrivando Urano, quindi non vi buttate, non vi incaponite, soprattutto dal punto di vista sentimentale, in questo periodo, perché non serve. Cosa serve in questo periodo a livello sentimentale? Serve parlare tanto, ma veramente tanto. Per esempio, è un ottimo momento, visto che tra un po' Mercurio passerà sopra il pianeta Nettuno in questo aspetto, che è sì negativo, ma attenzione, è un aspetto che si ripete una volta l'anno, quindi è un aspetto che può avere tante letture. Al momento sarebbe giusto iniziare una relazione, se prendete un po' di manualistica, epistolare. Cioè, cominciate non tanto diciamo, a prendere l'amore non dalla presenza, ma dal punto di vista platonico. Ok? So che per i gemelli, soprattutto per le donne gemelli, quando parlate di amori platonici, un pochino storcono il naso, perché la donna gemelli è molto indipendente, probabilmente una delle donne più indipendenti che esiste, però vuole molta presenza questa cosa qui, soprattutto dal punto di vista del sesso, perché altrimenti fa da sola e non è una cosa troppo buona in generale per i gemelli. E quindi iniziate questi rapporti in maniera, diciamo, anche da lontano. Oggi c'è internet, ci sono tante cose, però non è detto che debba essere questo. Cioè, cominciate ad interessare, a dialogare con la persona che vi interessa in tanti modi. Per esempio, mandategli inviti ad eventi e discutete su un film da andare a vedere, anche insieme, per carità, ma magari siete molto lontani. Cioè, cercate di trasmettere emozioni positive, belle, che vi disegnano molto bene come persona, e che possono permettere alla persona che vi sta davanti di conoscervi bene prima di intraprendere qualsiasi altra azione. Perché uno dei motivi per cui probabilmente molti di voi gemelli sono soli è che a volte sono molto oscuri di carattere, oppure cambiano velocemente idea dalla mattina alla sera. E questo, per le persone che sono dall'altra parte, soprattutto se per esempio sono Capricorno o sono Sagittario o sono Bilancia, è una cosa molto molto pesante, ok? Con tutto che Bilancia fa trigoni col Sole, quindi è un segno amico, però è una cosa molto pesante. Svegliarsi la mattina con una persona che ha cambiato completamente idea perché magari un ex di 10 anni fa si è fatto vivo, è una cosa frustrante. Cercate di evitare queste cose. Sul lavoro cercate di essere estremamente precisi. È un momento in cui tra un po' Mercurio passerà sopra Urano, e quindi qualche cosa cambierà sicuramente. Ci sarà un'inversione di tendenza in tanti lavori, ci sarà una nuova moda che probabilmente è legata al mondo della tecnologia. Non faccio previsioni stupide perché è chiaro che sta parlando l'oroscopo oggi di quello che sarà la rivoluzione intera sull'intelligenza artificiale, che è già cominciata con Nettuno all'interno, però specializzatevi se possibile ancora di più rispetto al vostro lavoro. Anche se fate le pulizie, per esempio, tante persone che conosco lavorano con queste ditte, andate a cercare magari nuovi detersivi, andate a cercare dei panni che fanno risparmiare la vostra ditta. Cioè, cercate di essere molto attivi, perché i gemelli sono estremamente propositivi da questo punto di vista e normalmente hanno tutto da guadagnare da questa situazione che sta per generarsi, dove altri segni invece perdono.
Cancro. Allora, cari amici del Cancro, non è che questo lunedì cominci in maniera meravigliosa, perché ci avete la luna nel Capricorno. Come sempre, Cancro e Capricorno sono i segni meno nemici tra i nemici, e quindi questa luna qui, che vi fa cominciare lunedì, probabilmente vi farà trovare arrabbiati. Ma è una rabbia che a me piace moltissimo. Perché? Perché si stanno sviluppando tutta una serie di situazioni all'interno del segno dei pesci. E quindi, per quanto riguarda soprattutto i sentimenti, ci potrebbero essere bellissime novità che, a differenza del segno dei gemelli che vi precede, questa volta nascono sul piano meramente sessuale. Quindi, cari amici del Cancro, prendete questa idea, Lilith è opposta al segno dei pesci, ecco qui, e la luna è qua, all'inizio settimana. Quindi prendete questa sorta di rabbia, di insoddisfazione, di surplus istintivo per portare avanti questa settimana. Cioè questa settimana non dovete smettere mai di arrabbiarvi. Ora qualcuno dirà, vabbè, ma che devo fare? Devo scassare tutto? No, assolutamente. E è una settimana importante perché questa tensione sessuale che portate avanti, il Cancro la sa gestire estremamente bene. Perché? Perché nei rapporti inizia a avere un atteggiamento di sfida. L'atteggiamento di sfida del Cancro, voi non avete immag non immaginate quanto, sblocca una montagna di situazioni. L'atteggiamento di sfida del Cancro sblocca quasi tutte le situazioni sentimentali del Cancro stesso o dei segni che gli stanno attorno. Quindi mi raccomando, questa cosa qua prendetela in maniera precisa. Cioè, da lunedì in poi tenetevela dentro e usatela in ogni campo. Usatela per dare degli ultimatum, sempre però con la promessa delle vostre mirabolanti avventure che potete far vivere. Perché non vi scordate che i pianeti sono nel segno dei pesci. E il segno dei pesci è uno dei migliori segni quando le cose si sviluppano per il Cancro, e non soltanto per il grande triangolo, cioè per i trigoni, ma anche per tutto il resto. Perché, a differenza di quello che avviene con i segni d'aria, i segni d'acqua, quando cominciano a mischiarsi tra di loro, mischiano, come diceva qualcuno nell'Ottocento, le correnti. E quando queste correnti, che il Cancro è molto bravo a tenere sotto la pelle dell'acqua, riemergono, il Cancro diventa irresistibile. Quindi quando un Cancro vi sfida veramente a dare il meglio di voi. Questo atteggiamento è sicuramente premiante. Come lo dovete utilizzare? Allora, in amore semplicemente dovete mettere la sfida sul piano sessuale. Ovvero, qual è? Io ho dei desideri, sono Cancro, io ho dei desideri, voglio proprio vedere se sei in grado di soddisfarmeli. La dovete mettere su questo punto di vista, naturalmente sfumate le cose, non le dite così dirette, soprattutto se siete maschi del Cancro, potrebbe finire veramente male, perché poi il Cancro esagera su queste cose, anche perché Giove, che indica anche le capacità amorose generali, e Urano, che indica l'esperienza anche in quel campo, sono in aspetti comunque buoni all'interno del segno del Toro e fanno aspetti fantastici con i pianeti che sono all'interno dei pesci. Quindi il mio consiglio è di buttare tutto quanto su questa sfida, su questa tensione e portarla avanti, soprattutto con le nuove conoscenze. Dentro casa sarà un gioco bellissimo perché potrete scambiarvi questa sorta di miglioramento, di sfida a migliorarsi uno con l'altro, e che può essere molto interessante per chi sta cercando di consolidare una famiglia. Sul posto di lavoro questa cosa funziona lo stesso, nel senso che vi potete dimostrare molto più competitivi degli altri. Appena la luna esce dal Capricorno, perché comunque quella lì qualche piccolo ostacolo ve lo mette, quindi già intorno a mercoledì cominciate a buttare diciamo occhiatacce ai colleghi per far vedere che voi siete molto più performanti e che la catena, se si blocca, non si blocca da voi. Cioè, date una scossa a tutto l'ambiente lavorativo che vi vedrà protagonisti proprio per questo. Ok? Quindi è un buon momento, per esempio, per mettersi in luce anche a scapito degli altri, perché diciamo che questa è la verità, agli occhi dei superiori. Quindi questo è importante. C'è tanta gente che nel lavoro aspetta la realizzazione da tanto tempo. Ora che il sole ha passato Saturno, non c'è veramente più nessun ritardo per questa cosa. Potete essere un po' più cattivelli sul posto di lavoro e pensare alla vostra realizzazione professionale e non soltanto al profitto delle persone per cui lavorate.
Leone. Allora, il Sole è al centro dell'arco del segno dei Pesci e piano piano sta trotterellando verso l'Ariete. Cari amici del Leone, il buio sta finendo perché comunque l'opposizione di Marte e di Venere, che sono in modo retto per fortuna ancora, non doveste avere problemi, ma questo Sole che va verso l'Ariete piano piano vi riaccende. Mercurio è passato davanti al Sole, quindi vuol dire che tutte quante le questioni pratiche ed economiche si svolgono su un terreno reale e non immaginario. Ha passato anche Saturno, quindi come è successo per altri, molti ricordi dei vostri ex di tempi passati bene si dovrebbero essere completamente disintegrati. Ora dovete essere molto bravi a riaccendere bene il motore. Come tutti i motori che sono stati spenti, non è detto che quando riaccendete il motore tutto funzioni. Cari Leone, pian piano che questo sole cammina, cominciate a verificare tutte le parti dell'auto. Ve lo dico dal punto di vista fisico, quindi questo è un ottimo momento per fare un check-up di tutto, e a livello fisico, soprattutto del cuore, perché il Leone rappresenta il cuore, ma rappresenta anche le persone che sono più sottoposte a problemi cardiaci e cardiocircolatori, quindi mettetevi in quella, andate a fare un check-up se siete naturalmente interessati da queste patologie, è un ottimo momento per fare un check-up perché vi dirà sostanzialmente la verità seria su come state, quindi è un consiglio che vi do, ma come vi dicevo, naturalmente l'auto si deve rimettere in moto. L'auto potrebbe avere tanti problemi, potreste esservi scordati di qualcosa, per esempio della batteria, se vogliamo fare proprio. Quindi voi avete tutto a posto, la benzina c'è, tutto quanto, giro la chiave, la macchina non parte. È quello che è successo probabilmente un po' alle vostre relazioni ultimamente. Tutto perfetto, tutto preciso, gli piaccio tantissimo, giro la chiave e la relazione non parte, no? Quella cosa, magari vi siete sentiti dire, sai, non è scattata la scintilla, quelle cretinate che ogni tanto si mettono lì perché magari vi siete incontrati dopo un po' che chiacchieravate o dopo un po' che avevate un'amicizia abbastanza buona. Questa persona ha scoperto che non siete belli come vi immaginava o che non siete colti come vi immaginava o che semplicemente non gli piace il vostro profumo e ha mandato tutto all'aria. Cosa che fa imbestialire di solito il leone, perché il leone è una delle... innanzitutto è il principe dell'aspetto fisico, cioè poche persone come il leone curano la propria fisicità, eh? Quindi quando gli dite che è brutto, ve lo siete giocati per sempre. È meglio che gli dite che è stupido al leone. Se gli dite che è brutto al leone, il leone ve lo siete giocati per sempre. E quindi magari vi siete sentiti offesi da questo punto di vista, però magari era un'offesa che dovevate ponderare un po'. Adesso con il sole che va verso l'Ariete vi potrete prendere tranquillamente la vostra rivincita. È il momento di uscire un po' dagli schemi, quindi magari è il momento, questo l'ho consigliato anche in precedenza, di riguardare un pochino il guardaroba, perché c'è un aspetto di voi che ancora risulta abbastanza oscuro, che secondo me con l'abbigliamento, con la presenza, può essere facilmente modificato. Quindi magari cercate un po' di follia, come dico io, rispetto a quello che siete. Se vestite sempre di nero, vi potreste vestire di bianco, per dire, o di verde, o di arancione. Comunque, uscite un po' dall'oscurità, dall'intangibilità, sia in amore che sul posto di lavoro. Il fatto di vedervi diverso farà pensare a tutto lo zodiaco che probabilmente anche le vostre idee possono essere viste in un altro modo. E anche quella persona che era un po' indecisa, che vi ha deluso o che non riesce, ancora non vi dà quello che volete, potrebbe riconsiderare alcune cose, del tipo: ah, ma guarda, ma questo è anche così, eh? Questo vuol dire anche, cari amici del Leone, che molto probabilmente questa vostra svolta piacerà di meno a delle persone che vi trascinate da tempo e che è giusto mandare completamente a quel paese. Il fatto che Marte e Venere se ne vanno dall'acquario vi insegna questo. Se ci sono delle relazioni, ragazzi, che sono diventate polvere, dategli un calcio e finitele definitivamente. Caro Leone, molti di voi, soprattutto per aspetti anche di nascita, gli ultra quarantenni e gli ultra cinquantenni del Leone, molti sono incastrati in storie astrologicamente che gli fanno malissimo. Quindi, prima che il sole entri in Ariete, dategli un calcio. Finite il mese di marzo da single e con la vita ritrovata.
Vergine. Allora, Mercurio sta dall'altra parte, il Sole sta dall'altra parte, Saturno sta dall'altra parte, Nettuno sta dall'altra parte. Questi due pianetini, che tanto ini non sono perché girano veloci, stanno per andare dall'altra parte. È una settimana pessima, senza ombra di dubbio. Sappiate che non è una bella settimana. Detto ciò, non ci spaventiamo. Innanzitutto partiamo dalle note positive. Questi pianeti qui, che sono all'interno dei pesci, hanno degli aspetti più o meno larghi, poi dipende, ma noi ricordatevi che noi leggiamo sempre lungo tutto l'arco, eh? Quindi per me quando un pianeta è in pesci, questo pianeta fa sempre aspetti buoni con Giove, eh? Quando un pianeta è in pesci, fa sempre, quando Mercurio è in pesci, fa sempre più o meno aspetti buoni con Giove ed Urano. Quindi questi pianeti si presentano in una posizione di sestile che è molto buona, soprattutto il grosso sestile di Giove e Saturno, questo qua, vi aiuta in maniera anche prepotente un po' in tutti i campi. Quindi è come se voi aveste una specie di scudo che fa rimbalzare quasi tutto. Il problema qual è? Che quando arrivano i colpi, arrivano le frecce, questo scudo leggermente si ammacca. Siccome la Vergine, come segno, appena comincia a vedere qualche fessura nella propria corazza, anche se la corazza tiene, si allarma, è il momento di andare a chiudere quelle ferite o quegli spacchi, no? Adesso non ci darò il Kisukuji, che peraltro è un'altra cosa, serve che quella cosa con cui si riparano le cose con l'oro in Giappone, ma quello serve per non avere la maledizione dello yokai, non c'è niente di etico, eh? Però dovete fare più o meno la stessa operazione, nel senso che quello che vi dà fastidio, le piccole cose che si inclinano, devono essere tappate velocemente. Perché? Perché altrimenti si allargano. Che cosa vi sto dicendo, amici della Vergine? Che per una volta l'anno, più o meno, tutti i vostri timori, che cose si possono allargare, possono diventare reali. Perché li vedete sotto una luce vera. Anche quelli del passato, col fatto che il Sole ha passato Saturno, questa è una cosa molto importante. Anche le cose del passato, del tempo passato, che possono dare fastidio, ora le vedete estremamente chiare. Quindi, se siete single o avete iniziato da poco una relazione e vedete già delle piccole crepe, delle piccole discordanze fra un'idea e un'altra, cose su cui non andate d'accordo, cercate di correre ai ripari subito. Faccio un esempio. Se la vostra lei o il vostro lui vi ha chiesto di passare un fine settimana insieme, fatelo subito. Perché tutto quello che questa settimana togliete, vi ritornerà indietro come un boomerang. Anche perché le possibilità di fare le cose e che le cose vi riescano bene, le avete, amici della Vergine, le avete su tutto il fronte. La Luna, tra l'altro, parte in Capricorno, e questo è particolarmente interessante perché lunedì vi sentirete estremamente propositivi. È buono per sfruttare un po' un altro dei vostri difetti principali. La Vergine se ne frega normalmente della situazione economica, cioè il segno della Vergine è uno dei più indipendenti dai soldi che esiste, perché vive in una specie di mondo dove i soldi gli servono il giusto, ok? Questa settimana vi accorgerete che non è proprio così, cioè molte delle spese che fate sono soldi che state semplicemente buttando, ecco qui. Ed è una settimana in cui ve ne accorgerete particolarmente. Anche qui, queste sono fessure, sono crepe, alcune sono crateri, dove vi dovete mettere con la malta e piano piano li dovete riempire. Ma la malta va impastata. Quindi che vuol dire? Che dovete innanzitutto trovare una strategia, anche a livello lavorativo, per chiudere tutte quante queste crepe e vivere felici nella vostra casa di mattoni, che non è quella di paglia che va giù con un soffio, perché la Vergine non fa case di paglia. Le fa sempre di mattoni, quindi mettetevi, trovate idee nuove, impastate queste idee, piano piano questa settimana, io direi giornalmente, riparate tutto. Se riuscite a fare una scaletta di tutte le cose da fare, questo lo consiglio a voi, ma lo consiglio anche al Capricorno, mo che ci arrivo, sistemate tutte le crepe questa settimana e sarete, rispetto ad altri segni dello zodiaco, molto più al riparo da tutto. Naturalmente, per i single consiglio di spingere molto lunedì e martedì sulla conquista della vostra persona con i consigli che
che vi ho dato precedentemente. Passiamo al segno della bilancia. Perfetto, allora, cari amici della bilancia, i pianeti che sono in acquario, che sono positivi per voi, piano piano se ne stanno andando all'interno del segno dei pesci, che non è proprio il massimo, però sono ancora abbastanza lontani da quello che è la vostra nemesi assoluta, che è l'infuocato segno dell'ariete. Quindi è vero che questi pianeti sono posizionati abbastanza male, perché ricordatevi sempre che le posizioni più negative dello zodiaco, oltre le quadrature, sono gli archi che corrispondono all'opposizione, quindi all'ariete, e ai due laterali, che sono quei famosi quinconce che chiamiamo, no? Andatevi a vedere il video se non sapete cosa sono, che sono quelle posizioni più interiori, ma che danno fastidio lo stesso rispetto all'opposizione. Però Marte e Venere sono ancora dalla nostra parte, e quindi è un momento buono per quanto riguarda il compromesso. Allora, la bilancia è, se non altro perché è una bilancia, il mediatore per eccellenza. In questo momento, con Marte e Venere, che dovete sapere disturbano lo zodiaco in tutto, quindi le posizioni di Marte e Venere possono far saltare qualsiasi cosa, perché sono cose istantanee: amore istantaneo, nervosismo istantaneo, successo istantaneo. Tutte queste cose possono far saltare qualsiasi progetto, qualsiasi storia, qualsiasi cosa. La bilancia, che è mediatore di suo, con tutti questi pianeti non proprio in posizione favorevole, riesce ad esercitare molto meglio la sua attività di mediatore nella propria vita che non in altri momenti. Che vuol dire? Che non siete così esaltati, non siete così pieni di voglia di fare, avete gli occhi ben aperti, vedete bene le cose, e quindi l'influsso di Marte e Venere su di voi è perfetto, anche perché poi, come ben vedete, fa trigoni con i vostri soli, essendo l'acquario, nonostante il nome, un segno d'aria. Quindi che cosa è che dovete fare questa settimana? Questa settimana è la settimana del giudizio. Prendete nota delle cose, come ho detto già per la Vergine, prendete nota delle cose e piano piano cominciate a sommare le cose positive e a detrarre le cose negative. È una settimana molto importante da questo punto di vista, perché siete lucidi per dare giudizi estremamente obiettivi anche sulle vostre relazioni sentimentali. Se siete single, è il momento di prendere le persone che vi stanno dietro, metterle una accanto all'altra e capire chi è che vi può dare veramente qualcosa e chi è che non ve ne può dare. Perché una cosa che normalmente la bilancia non fa, quando è molto propositiva, molto innamorata, molto presa dalle proprie cose, è proprio confrontare le persone. Per cui fatalmente la bilancia, soprattutto in gioventù, tende a perdersi gli uomini e le donne migliori proprio per questo, perché non fai confronti. Invece questa settimana il confronto lo dovete fare. Peraltro la Luna passa sopra Plutone, e questo è importantissimo, e poi passa all'interno del segno dell'acquario, quindi da mercoledì in poi è abbastanza interessante aumentare il numero di questi processi, cioè mettere davanti veramente le persone al muro e dirgli: ok, questo non mi dà questo, questo non mi dà questo, questo non mi dà questo, razionalmente questa persona è meglio per me. Tenetevi questo giudizio, perché poi potrete utilizzarlo più avanti, vi servirà per cominciare una vera storia d'amore. Quindi bilancia, il senso un po' della cosa è tutto quanto qui. Attenzione ai pettegolezzi, perché lo stesso atteggiamento lo dovete utilizzare in maniera esatta anche sul posto di lavoro, perché è un'altra cosa, voi vi fate prendere molto dalla simpatia, ma molte volte le persone simpatiche sono le persone che lavorano di meno. Quindi meno simpatia e molta più possibilità di lavorare sui valori effettivi delle persone. Quindi scordatevi, resettate un pochino i valori che avete nel vostro ufficio, sul vostro posto di lavoro, cominciate a capire chi parla male di voi e andate avanti soltanto con chi vi fa veramente bene. Quindi vi dicevo, una settimana di bilanci, questo è il leitmotiv, e portate avanti tutto con questa filosofia. Poi magari raccontatemi anche qualcosa, perché è una posizione
veramente interessante quello della bilancia e ci possiamo ragionare insieme. Scorpione. Allora, cari amici dello Scorpione, nei pesci c'è tutto quel bel casino. Lo Scorpione, quando cominciano ad assemblarsi i pianeti nei segni amici, ovvero nel Cancro e nei pesci, è come se fosse festa, no? Avete presente un po' quelle case americane che vedete nei film quando fanno il party, che arriva quello, porta la birra, sta roba qui, no? Succede questa cosa che la casa diventa un caos totale, e questo è un po' quello che succede all'interno dell'animo dello Scorpione. Venere e Marte, da una posizione di quadratura sicuramente non buona, se ne stanno trotterellando verso il segno dei pesci. Quindi stanno arrivando agli invitati migliori. Vi sentite un po' come così, come se voi state dando una festa, ma gli invitati migliori ancora mancano. E questa cosa qui si può riflettere anche in amore. Però state attenti, perché le persone si stancano di aspettare. Il mio primo consiglio sentimentale in questo primo in questa settimana è di dare la giusta importanza alle persone che avete intorno. Quindi cercate di aprire bene gli occhi, perché probabilmente ci sono persone, soprattutto persone con molta energia, che vi stanno cercando in maniera assidua. Siccome siete molto desiderosi, ricordatevi sempre che lo Scorpione ha una natura sentimentale che parte sempre dal sesso, sempre. Chi vi dice il contrario probabilmente non ha capito come funziona lo zodiaco da questo punto di vista. Se vedete persone particolarmente energetiche, probabilmente in questo momento dell'anno, ma in molti per questo momento della vita, vi farà particolarmente bene e frequentarle. Tenete da conto che anche quel Plutone, che è nel segno dell'acquario, sta cominciando ad acquisire forza, perché comincia a fare un po' di gradi, e quella è una quadratura per voi, ricordatelo. E Plutone, tra le altre cose, è anche recentemente, non nell'antichità, quindi per un certo tipo di astrologia, è anche il padrone dello Scorpione. Quindi che cosa vuol dire questo? Che piano piano dovrete cercare dei compromessi tra quelli che è la vostra natura istintiva e quello che è il vostro bene nella vita, il vostro scopo ultimo nella vita. Non è una cosa sbagliata, è anche una cosa buona per moltissimi versi. Però non sminuiamo questa settimana con queste cose, che sono comunque cose molto lunghe, e concentriamoci invece sulla festa che, vi dicevo, c'è dentro il vostro corpo, in quanto a ormoni, in quanto a idee sul posto di lavoro, e in quanto a voglia di divertirsi, voglia di staccare, e vivetela veramente così. Nel senso che divertitevi quanto più possibile, uscite con gli amici, è un ottimo momento per fare amicizie nuove che possono durare veramente tanto, vi possono essere molto utili e non hanno implicazioni sentimentali. Quindi se iniziate un rapporto questa settimana, cercate di essere estremamente chiari, perché la vostra esuberanza, dovuta anche a tutto quell'ensemble di pianeti che sono all'interno dei pesci, potrebbe essere scambiata appunto per un interesse sentimentale, potrebbe deludere persone che però vi possono servire. Quindi andateci con i piedi di piombo da questo punto di vista. È chiaro che questa settimana probabilmente siete il segno più irresistibile dello zodiaco, ancor più dei pesci che il sole ce l'hanno dentro e che quindi forse hanno troppa carica per sembrare anche carini e coccolosi. Invece voi siete al massimo della vostra del vostro splendore da questo punto di vista, seppur Venere e Marte sono ancora nel segno dell'acquario, e quindi qualche inciampo a questa vostra figura mitica la daranno sempre. Comunque non dovete preoccuparvi, anche sul posto di lavoro è una settimana in cui le questioni pratiche prendono il via rispetto alle questioni teoriche, quindi se c'erano dei contratti che avevate soltanto ipotizzato, probabilmente è il momento di firmarli. Cercate di essere quanto più possibili attivi, perché è un momento che non dovete sprecare. Quando il Sole e Mercurio andranno in Ariete non sarà sicuramente un ottimo momento, perché poi dopo c'è il Toro, quindi vanno in quinconcio pure quelli. E quindi questa è una settimana assolutamente da non sprecare, è una settimana da vivere tutta intensamente, succhiarne via quanto più possibile, divertirsi con la persona amata o anche con una persona con cui semplicemente flirtare nel fine settimana, che sarà estremamente interessante dal punto di vista
erotico, istintivo oppure delle grandi amicizie. Sagittario, caro Sagittario, sicuramente l'ensemble all'interno del segno dei pesci per voi non è la cosa migliore, perché chiaramente questi pianeti sono tutti quanti in aspetto di quadratura. Quadratura un po' lasciva, nel vero senso della parola, non usata a sproposito, perché comunque gli aspetti che fanno questi pianeti con Giove e Saturno mitigano in parte questa quadratura. È però sempre un aspetto che non dobbiamo mai leggere in maniera estremamente positiva, perché non lo è, amici del Sagittario, cioè quegli aspetti in pesci non sono aspetti positivi per voi. Venere e Marte stanno per lasciare l'acquario, vi danno ancora molto respiro, quindi sentimentalmente siete ancora molto belli. Il problema qual è? Che avete poca energia nervosa. E quindi molte persone vi annoiano, vi scocciano e non vi piace nemmeno frequentarle. Poi è anche un momento in cui ci sono parecchie spese. Fra un po' il pianeta Mercurio passerà sopra il pianeta Nettuno e lì vi renderete conto che forse bisogna dare una scossa importante alle vostre finanze, magari aggiungendo un piccolo lavoro o trasformando un hobby in una posizione lavorativa. Sarà questo un anno Sagittario in cui avrete bisogno per le vostre esigenze di tanti soldi, quindi preparatevi a dover lavorare veramente duro. La Luna parte in una posizione più che discreta e nell'amico segno del Capricorno, quindi lunedì vi sentirete abbastanza propositivi. Lunedì e martedì vanno sfruttati particolarmente perché la Luna è sempre un astro potente sulle previsioni settimanali e quindi bilancerà tutto quell'ensemble che, come vi dicevo, è all'interno dei pesci. È un momento buono per spostarsi, quindi se avete dei viaggi di lavoro o siete pendolari dell'amore, questa settimana è abbastanza interessante. Sfruttiamo ancora Marte e Venere in posizione di sestile, che con Nettuno vi fanno sognare situazioni sentimentali che probabilmente con Nettuno, con Plutone, vi fanno sognare situazioni sentimentali che probabilmente non sognavate da un po'. Questo del sogno, di tornare a sognare, caro amico del Sagittario, è una cosa molto molto importante, perché adesso il Sole, in aspetto negativo, ha passato Saturno e quindi, come altre cose, molti ricordi, molte cose che facevano male, probabilmente sono andate disintegrati. È il momento di trovarsi un amore bello, però l'amore bello, amici del Sagittario, non vi cadrà dal cielo, o meglio, come tanti Sagittario, probabilmente l'amore ce l'avete davanti agli occhi, ma non gli date un'opportunità. Il mio consiglio di questa settimana, soprattutto se siete single, è di valutare davvero chi avete vicino e cercare di capire se tra queste persone, che conoscete bene, perché una conoscenza buona per il Sagittario è la base delle grandi relazioni. Il colpo di fulmine è la base di tutte le relazioni, ma la conoscenza base è la conoscenza profonda, è la base per la relazione duratura. Molti Sagittario, soprattutto se hanno passato i 30 anni, hanno la tendenza ad avere relazioni molto brevi proprio perché non conoscono bene le persone e si trovano davanti a delle sorprese. Questa settimana il mio consiglio è proprio di valutare le persone che avete intorno e vedere se ce n'è qualcuna che davvero può darvi delle certezze importanti e, a livello affettivo, vi può veramente curare come meritate, può prendersi cura di voi. Perché il Sagittario, che è comunque un segno che molte volte fa della propria indipendenza una bandiera, anche a livello lavorativo, molte volte lo fa sbagliando, ecco. Arriva a un certo punto della sua vita, che è circa la metà, dove invece l'idea si inverte completamente. Quindi comincia a volere persone che riempiano la propria casa. Con questa idea, amici del Sagittario, rivalutate tutto il mondo che avete intorno, perché probabilmente la persona che cercate è già tra quella che frequentate. È già una persona che vi dà qualche cosa, ma voi, per tutta una serie di motivi, anche astrologici, per carità, dovuti al fatto che avete questo surplus di energia amorosa, non ve ne rendete conto. In questo caso,
Il passaggio di Venere e Marte all'interno del segno dei Pesci vi farà più bene che male, perché probabilmente vi permetterà di accomodarvi dentro una relazione che forse non è quel grande amore della vita, ma che è sicuramente qualcosa di più stabile di quello che avete vissuto recentemente. Capricorno. Allora, amici del Capricorno, c'è questo ensemble nei Pesci, è sostanzialmente un sestile, ma tutto quanto, sta trotterellando verso il segno dell'Ariete, quindi si preannunciano tempi non bellissimi. Cerchiamo di sfruttare molto bene questa settimana. Come dobbiamo sfruttarla? Dobbiamo sfruttarla soprattutto dal punto di vista professionale. Bisogna concentrarsi in maniera forte, veramente forte, sugli obiettivi, perché c'è tanto da fare e questo enorme da fare può concretizzarsi in un grosso nulla di fatto, nel senso che c'è tantissima carne a cuocere, ma il Capricorno non è tanto bravo a girare le bistecche e molte volte tutto quello che mette sulla piastra finisce in fumo, assolutamente in fumo. Questa cosa qui, e lo dico, è una cosa tipica della mia generazione, cioè di chi è nato con Chirone all'interno dell'Ariete, cioè il fatto di essere così distratti da lasciarsi sfuggire a ogni giro d'orologio i sogni. Nel senso che Capricorno predispone tutto e poi per sua propria noia, perché non ha voglia di fare le cose, molte volte le lascia cadere e quindi i progetti migliori se ne vanno, gli altri si prendono la gloria, gli altri avanzano di carriera e voi state là sempre come i fessi. Questo vale anche in amore, molte volte vi fate fregare le persone, ora è il momento di fregarle voi. Nel senso che questa settimana vi dona un'aura abbastanza imponente di solidità. Se tra le persone che conoscete ci sono delle persone che cercano la solidità dal punto di vista materiale, dei soldi, diciamo la verità, dal punto di vista della presenza, dal punto di vista del sesso, questa è un'ottima settimana per provarci, come diceva qualcuno, fino alla morte. Soprattutto perché partiamo con la luna nel segno. Quando si parte con la luna nel segno, ragazzi, questo vale sempre, si passa poi all'emisestile e dal sestile. Quindi la luna, durante l'arco della settimana, è praticamente sempre positiva. Quindi potete imporre la vostra presenza praticamente in tutti i campi. E questo è fondamentale, perché in tutti i campi del scibile umano potrete imporre la vostra idea. E possono essere interessanti, sapete perché? Perché con il fatto che il Sole ha passato Saturno, alcune pendenze che erano rimaste vengono completamente disintegrate, cioè vengono azzerate dal fatto che quasi a nessuno importano più. Quindi anche magari una persona che avete lasciato nel passato, sembra sempre che io faccio più l'oroscopo dei sentimenti che quello del resto, ma purtroppo è così perché molti di voi mi chiedono soprattutto sui sentimenti, alcune persone che nel passato avete deluso, alcune cose che avete disatteso, cominciano a prendere meno importanza. E quindi potrete ripresentarvi alla porta di queste persone con un rinnovato spirito, con una rinnovata luce e soprattutto con i successi che nel frattempo avete acquisito. Quindi se avete, soprattutto voi, abbandonato una persona o presa in poca considerazione una persona, è il momento forse di andare a ribussare quella porta, chiedere anche scusa, perché è importante. Il Capricorno per la prima parte della sua vita non sa cosa voglia dire chiedere scusa. È una cosa che arriva con la vecchiaia, quando molte volte è troppo tardi, ma gli ottimi aspetti di Giove, d'Urano con Saturno ci garantiscono che questi ritorni, questo genuflettersi, per una volta sarà estremamente positivo, sarà anche estremamente remunerativo. Questo vale anche per il posto di lavoro. Potrebbe arrivare una comunicazione improvvisa che vi smobilita da una situazione e vi porta completamente in un'altra, e che vi costringerà a chiudere la precedente. Questo succederà anche quando il Sole passerà al di sopra di Nettuno,
tra un pochino e nell'attendersi della congiunzione fra Urano e Giove all'interno del segno del Toro. Quindi questo è un pochino quello che dovete fare all'interno di questa settimana. Mi raccomando, amici del Capricorno come me, non la sprecate, non la sprecate e tenete duro su un progetto che sembra dovesse sfasciarsi e invece questa settimana tornerà in auge. Acquario. Allora, i pianeti lenti di Giove ed Urano sono all'interno del segno del Toro. E come sapete, per voi non sono in posizione ottimale. Vengono neutralizzati da tutti questi pianeti, ne abbiamo parlato un po', che sono adesso all'interno del segno dei Pesci, che per voi fa i misestidi, e che migrano verso una posizione migliore che quella dell'Ariete. Marte e Venere sono sempre amici, sono qui, quindi è ancora il momento delle grandi conquiste, è ancora il momento dei colpi di fulmine, è ancora il momento di far vedere che siete sessualmente più attivi dei vostri avversari e che quindi siete il miglior uomo, la miglior donna che il vostro partner può mai trovare sulla terra. E c'è mi diverto, mi viene questa citazione, c'è una canzone di Califano carinissima che si chiama Tutto il resto è noia, che dice: la prima volta devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. È un po' il leitmotiv di questa cosa qua. Cioè, questo è un momento, amici dell'acquario, dove dovete dimostrare che siete i migliori. Perché questo è il momento in cui siete veramente avvantaggiati. Cioè, un po' l'energia nel segno dei pesci, che comunque è buona, e paradossalmente per voi in questo momento è quasi meglio di quella diretta che avete avuto nel momento in cui facevate il compleanno. Quindi è il momento di dimostrare le vostre specialità. Quindi cercate di concentrarvi questa settimana, soprattutto quando passerà la Luna, quindi mercoledì, giovedì, sulle cose importanti assolutamente della vostra personalità o delle vostre specializzazioni. Cioè, le cose che vi vengono meglio devono venire a galla, vi devono ricordare per quello che. No? Una persona che è interessata a voi vi deve ricordare per quello che parla benissimo di cinema, per quello che quando viene a prendermi sorride col sorriso a 37-40 denti, quello che cucina benissimo. Quindi le vostre specialità devono uscire in maniera prepotente questa settimana. Se ve la giocate bene, può essere una settimana veramente interessante, anche perché col fatto che il Sole è passato davanti a Saturno, l'ho detto più e più volte, molte cose del passato sono state disintegrate in tutto lo zodiaco, quindi nessuno si ricorderà di vostre colpe, i vostri default che nel frattempo sono stati sono passati all'interno della vostra vita. Magari anche delle cose legate al mondo degli ex, anche degli ex matrimoni, purtroppo, cominciano ad apparire sotto una patina di vecchiaia, di cose ormai andate, di cose finite. Quindi, cari amici dell'acquario, anche per voi come Sagittario, è il momento di chiudere la porta su tantissime cose che vi fanno stare male, ma che di fatto non hanno più effetto nella vostra vita, e questa è la verità, è da fare. Come ho consigliato precedentemente ad altri segni, è il momento magari di buttare anche delle cose, perché avere delle cose davanti agli occhi, ragazzi, soprattutto all'acquario, vi fa pensare. Molti acquario vivono male la propria infanzia perché si portano avanti dei traumi e questi traumi poi hanno grossissimo effetto sulla vita quando sono adulti, molto più che ad altri segni. Quindi forse, ragazzi, è il momento di abbandonare qualche cosa che vi dà fastidio, magari io dico anche venderle le cose perché non sempre vanno buttate, magari cominciare a pensare che forse si può andare anche via dal posto dove si vive oppure dal posto interiore dove si vive. Molte volte l'acquario si crea una sorta di nicchia dove vive molto bene, ha solo quelle amicizie, però con il tempo, ragazzi, questa cosa vi fa invecchiare e purtroppo vi potrebbe fare anche morire nello spirito. Questa settimana è ottima per valutare questa cosa, di dire ok, ma io rispetto ai miei traumi, ma io rispetto al mio passato, ma io dove sto? Ed è un buon momento per chiudere definitivamente in maniera allegra, in maniera convinta, in maniera consolatoria delle porte, seppellire, come dico io, i propri morti, perché alla fine è così, anche i propri pensieri morti, i propri progetti finiti, e iniziare con grandissimo piglio quelli che arrivano, senza farsi condizionare dal ricordo dei passati, perché il passato
sappiate che annualmente questo avviene, sta cominciando a inclinarsi, fra un po' finirà praticamente un'era per l'acquario, perché ci sarà una congiunzione importantissima in opposizione in toro, e su questa cosa qui, amici dell'acquario, ne parleremo in maniera estremamente particolare andando più avanti. Quindi mi raccomando, questa settimana la dovete usare dal mio punto di vista, chiaramente così. Amici del segno dei pesci, bene, allora, siamo in uno dei momenti migliori dell'anno, il sole è con voi, Venere e Marte piano piano stanno trotterellando verso di voi, Mercurio sta cominciando a camminare verso Nettuno. Questo vuol dire tanti cambiamenti, il primo ve l'ho già detto, ho detto un po' a tutti i segni, l'ho detto anche all'inizio, il sole ha superato il pianeta Saturno, quando il sole supera il pianeta Saturno, tutto quello che è passato un po' si disintegra. Il mondo in generale comincia a perdere interesse per le cose recenti e quindi, sic transit gloria mundi, molte cose del recente passato si puliscono e quindi voi potete ricominciare da capo in tanti ambienti. Dal punto di vista sentimentale sta per arrivare la scossa quella forte, perché arrivano sia Marte che Venere e si mettono in opposizione a Lilith. Che vuol dire? Vuol dire, amici dei pesci, che moltissime delle relazioni che avete intessuto negli ultimi tempi sono state viziate alla base dal sesso. Cioè, quando vi siete negati, avete avuto sempre problemi. Problemi nel senso che poi, quando negavate l'aspetto sessuale, la relazione o finiva o cominciava ad andare in crisi. E questo è dovuto al fatto, Lilith all'opposizione, a tutta una serie di altre incombenze planetarie, non ultimo quel Plutone che stazionava all'interno del Capricorno. È un momento invece in cui a quella Lilith dall'altra parte potete rispondere con i vostri potenti pianeti, soprattutto potete rispondere con il Sole che ha passato il pianeta Saturno. È un momento quindi per i pesci di iniziare relazioni estremamente più mature che sono basate su cose reali e non su convinzioni. Questo vale un po' per tutto, vale soprattutto per il campo lavorativo, dove per alcune cose di cui non vi vantavate, insomma, eravate stati infilati in determinate logiche che vi avevano sostanzialmente dal punto di vista professionale bloccato. Ci sono dei personaggi a cui siete legati, che potrebbero essere il vostro capo oppure i vostri colleghi di lavoro, che vi hanno tenuto molto a bada e hanno fatto in modo che voi non riusciste ad emergere. Questa cosa molto probabilmente per voi non è stata manifesta, questo può valere anche all'interno dell'ambito familiare, quindi attenzione. Questa cosa non vi è stata estremamente manifesta perché i pesci comunque sono un segno dal punto di vista del lavoro conservativo, sono anche un segno che tende a esaltare le persone che sembrano fargli del bene, ovvero il capo munifico, no? Il fidanzato, la fidanzata che pensa tutto per noi. Sotto questi aspetti di sestile tra i pianeti in toro e i pianeti in pesci, queste certezze cominciano un po' a sgretolarsi e si vedono effettivamente per quello che sono. Quindi, cari pesci, probabilmente nell'ultimo anno soprattutto siete stati sfruttati in maniera anche non esagerata, diciamo, anche in maniera esagerata. È il momento di aprire gli occhi proprio su questa condizione e ribaltare un po' il tavolo, perché il fascino che vi viene dato adesso, che è molto potente, vi permette di governare sia in amore che professionalmente voi i rapporti. I pesci sono sempre, li subiscono sempre un po' i rapporti, molte volte l'uomo pesci finisce per sposarsi con una persona che non ama del tutto, ma che comunque lo trascina, e questa cosa è sempre sbagliata. Infatti poi i pesci, dovete sapere, sono uno dei segni che divorzia di più in assoluto, e non per colpa, cioè sono gli altri che a un certo punto li lasciano. E è il momento di rigirare un po' questa tavola. I pianeti ce li avete più o meno tutti quanti e in aspetti positivi, arriverà anche la luna, quindi dovreste già ne cominciate a sentire l'odore mercoledì e giovedì, quindi preparatevi a un weekend meraviglioso dove dovrete riprendere voi stessi, dedicatelo probabilmente all'arte e a nuove prospettive di guadagno. Amico del segno dei pesci, mettiti lì,
Guarda un pochino dov'è che si può andare a guadagnare sulla tua professione, dove oggi non prendi soldi, questo è importante, qualcosa dove oggi non prendi soldi deve diventare qualche cosa che invece i soldi te li dà. Questo è un momento interessantissimo per farlo. Fra un po', Mercurio passerà al di sopra di Nettuno e tutto questo sarà estremamente chiaro. Può darsi anche che questo hobby, questa cosa che ti piace tantissimo fare ma che non è remunerativa, ribalti la tavola e diventi definitivamente il tuo lavoro. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me e vi mando un caro saluto e vi aspetto alla prossima. Un bacio.